Bello il cattivo tempo, siamo in compagnia di Martufello qui al Salone Margherita. Quanto manca al debutto? Che manca? 40 minuti. 40 minuti. 40. Rilassati per un pugno di sghei. Per un pugno di sghei, da questa sera che è 22 marzo fino al 9 aprile qui al Salone Margherita. Che insomma, non mica cosa da poco. Già quello è il nome, è una garanzia. Certo. Ma il primo attore qua, quello che non hanno capito gli attori che vengono qua, che il primo attore di questo teatro è il teatro, capito? Noi veniamo come secondi, terzi, quarti nomi, capito? Perché l'accoglienza. No, ma il Salone Margherita è il nome più imponente, no? Senti. Poi stiamo a Piazza di Spagna pure, voi mettere uno via qua a vedere, se fa una passeggiata pure a Piazza di Spagna, ti pare poco. Sta la gente se parte dal Giappone, dall'America, per venire a Piazza di Spagna a fare una passeggiata. Ma poi voglio dire, vieni qua, vedi, uno spettacolo bello, perché lo spettacolo è bello. È una commedia, però, è una commedia. Però è bella. Bisogna dirlo, è una commedia diversa da tutti gli spettacoli che sempre hanno visto qui al Salone Margherita e da quello che hanno visto anche a inizio stagione, Magnamose Tutto. È una commedia scritta sempre da Vincitore e diretta, siamo quattro personaggi, sono io, c'è Emanuela Villa, c'è Andrea Dianetti, c'è Sebastian Morosini, insomma questi due ragazzi molto bravi, giovani, emergenti. E tu che papà sei? Qua? Io sono un papà normale, un pizzicarolo, d'altra parte che muovevo parmetica a me, è sempre nell'ambito del burinesco, capito? No, qui si vede anche un Martufello un pochino diverso, insomma, da come mi conoscono quelli che vengono qui al Bagaglino e quelli che mi conoscono attraverso la televisione. Martufello è un attore brillante, bravino. Si è fatto. Piano piano è cresciuto un po'. E poi c'è Emanuela Villa, che è una veste differente perché fa l'attrice qua, quindi non è cantante. E quindi è anche quello un bel vedere, perché insomma è anche brava oltretutto, come attrice. Mena, perché nella ma è una energica. sì, è una bella commedia per un pugno di sghei, è una commedia molto attuale. Io dico sempre che si potrebbe anche tradurre in burundese, in giamaicano, perché è, diciamo, chiamiamolo così, un problema che riguarda il mondo, insomma, no? Un problema, insomma, sono situazioni particolari. Certo, che riguarda un genitore non è proprio preparato. Certo, che riguarda tutto il mondo, quindi dove la facciamo? E io conosco tante lingue. è bella, è una bella commedia. Ah, dai, fai il lancio. Il lancio, allora, vi aspetto tutti qui al Salone Margherita da questa sera, 22 marzo, al 9 aprile, con Per un pugno di sghei di Pierfrancesco Pingidore, scritta e diretta, con Martufello, Manuela Villa, Andrea Dianetti e Sebastian Morosini. Di più, Nenzo. Qua stiamo, venite a vederci e divertitevi. E ciao. Martufello, ciao. Ciao. Oh, eccoli qua, i figli di il futuro figlio. Lo genero. Qualcuno generò, lo sa. Vabbè. Allora, noi la sappiamo questa cosa qua perché il nostro pubblico già vi ha visto l'anno scorso. Sì, però, insomma, sì. Ma ripieghiamo di nuovo qui. È andata benissimo. Margherita, insomma, che è un teatro d'eccellenza, che insomma che il maestro Pingitore, che è il regista di questo spettacolo, conosce benissimo, anche Martufello, penso di vedere qualche reminiscenza con. E insomma, questa è una commedia molto divertente che tratta l'argomento, insomma, di un argomento un po' comodo e scomodo, che è quello delle famiglie, della creazione di una famiglia che possa essere, di che sei, se mi Barbara D'Urso, una famiglia. Sì, dai, fagli l'intervista. Fammi l'intervista. Quindi tu mi stai dicendo che questo figlio che si scopre gay non è accettato dai suoi genitori? Ah, io devo rispondere. Barbara si piange. Verissimo. Un'altra trasmissione. No. Ciao, grazie. È stato bellissimo. Lo aspettiamo fino al 9 aprile con un pugno di sghei che appunto tratta questi genitori che non vogliono questo figlio si sposi. Ma poi c'è un succede qualcosa che gli fa cambiare idea. Improvvisamente. Esce quel filo di opportunismo che fa sempre comodo. Senti, ma Martufello e Emanuela che genitori sarebbero?
Martufello sarebbe un padre, secondo me, severo ma giusto. E ogni tanto un po' cazzarone, cazzeggia. E Emanuela invece è l'uomo di casa, lei, in effetti. Sì, quella che comanda. Le mamme che mandano avanti tutto. Sì, sì, è quella che comanda in realtà. Come tutte però, le mamme. Ma in realtà sono tutti e due buoni. Perché sì, certo. Ma anche prima di quello del motivo per il quale cambieranno improvvisamente idea. Un po' di ignoranza di base che li porta a fare dei pensieri sbagliati. Comunque. Sono teneroni, rispecchia un bel bacino italiano. Fino al 9 aprile. Aprile, dal 9 aprile sì. Al Sole Margherita. Per un po' di sgay, Sole Margherita. Lo aspettiamo. Ciao.